Hashtag chi ricerca cura. È stata questa la chiusura del video di presentazione questa mattina nella sala conferenze di Palazzium Vetus ad Alessandria della quarta giornata informativa a favore dei finanziamenti per lo sviluppo e la crescita del territorio degli IRCCS, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che in Piemonte vedono ad oggi eccellere il solo centro oncologico privato di Candiolo, quale riferimento nazionale e internazionale per la diagnosi, cura, prevenzione e ricerca nell'ambito dei tumori. Ci sono poi altre due sedi distaccate in Lombardia, mentre nell'Alessandrino, a Casale Monferrato, è stata aperta da un anno e mezzo una sede del DAIRI, il Dipartimento Attività Integrative alla Ricerca e Innovazione. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ormai dal 2018 percorre con altri enti questo difficile cammino e ci vede molto molto impegnati. Siamo ben felici di ospitare questo convegno a livello nazionale per poter dare una mano e fare un altro piccolo passo verso il traguardo dell'IRCCS, che non dimentichiamolo, è il traguardo dell'IRCCS, ma il traguardo di tutto il territorio, perché avrebbe una ricaduta in tutto il territorio veramente notevole. La sfida del Piemonte è arrivare ad avere un IRCCS pubblico a fronte di una vicina Lombardia che ne contempla 19. Dobbiamo avere IRCCS pubblici, abbiamo tali e tante eccellenze sanitarie in Piemonte che devono essere riconosciute. Quindi oggi analizziamo ancora il nuovo quadro normativo insieme anche ai funzionari ministeriali che si occupano di questo. La Giunta sostiene fortemente questi percorsi, tant'è che abbiamo creato un dipartimento interaziendale che presto sarà incardinato in azienda zero, relativo alla ricerca di tutto il Piemonte, che vede la sua sede in Alessandria Casale per le patologie ambientali e mesotelioma, ma per tutto il resto della ricerca. La Fondazione Solidal, presieduta da Antonio Maconi, è il tramite per trasformare in traguardi queste ambiziose idee. È la scommessa soprattutto di queste due aziende che si sono messe assieme, l'azienda territoriale e l'azienda ospedaliera, partendo da una situazione purtroppo drammatica che questo territorio, soprattutto sull'area casalese, ha vissuto e sta ancora vivendo, cioè della elevatissima mortalità conseguente alle patologie asbesto correlate, quindi al mesotelioma. E quindi soltanto un altissimo livello della ricerca può accompagnare l'individuazione delle terapie più appropriate e ovviamente dare esiti positivi in termini di riduzione della mortalità.